Perché proprio oggi sono due progetti diversi, ben inteso, però perché proprio oggi questo libro e questo film, che hanno, pur essendo molto diversi, la caratteristica comune comunque di avere una specie di visione, come dire, olistica, no? Cioè la visione di insieme su una vita, ma anche su un problema cruciale come quello del rapporto tra memoria individuale e storia. Allora, buonasera a tutti. E che dire? Il microfono dice sempre che lo tengo male, probabilmente ha ragione. Ah, mamma mia, terribile avere un marito che è anche regista. No, io voglio ringraziare moltissimo sia Giovanni De Lullo che Lovisio, perché sono venuti qui e tutti e due hanno fatto un discorso che sento che mi appartiene moltissimo e credo anche a Luigi. Tutti e due hanno fatto un discorso importante. Quando De Luna dice, praticamente, ha fatto la parte finale del suo discorso, parla di oggi, di quello a cui siamo arrivati oggi, perché di ieri ci siamo curati poco o male, che è molto peggio, voglio dire, no? La classe politica, la cultura. Cioè, qualcosa che è andato completamente fuori dalle righe. Adesso ce lo teniamo. Allora, perché fare questo film? Perché ci piaceva sia a Luigi che a me, e l'abbiamo sempre fatto in tutti i film che abbiamo prodotto, cercare di fare dei film che avessero un rapporto, un tessuto connettivo sempre con la storia. Come anche io penso, io non vado più a fare testimonianze nelle scuole, per un motivo molto preciso. Ed è anche il motivo che ho detto alla Caprara l'altra sera, perché non ci vado? Perché penso che un ragazzo di 10 anni o di 12 anni o di 15 anni oggi, che ha degli insegnanti che sanno meno di lui quasi sempre di quello che è accaduto e non si sono neanche mai curati di pensare che forse era importante saperlo, beh, penso che sia completamente inutile. Perché cosa vado lì a raccontargli la storia dell'uomo cattivo? Perché un ragazzino di 10 anni di oggi che guarda TikTok dovrebbe sapere quello che è successo ieri e poi vada a raccontare che c'è stata della gente che ha ucciso altra gente? Del tutto inutile. Non può avere questa memoria. La memoria ce l'ha soltanto chi ha vissuto e chi la racconta la sua storia, se no diventa solo un ricordo. Questo perlomeno è quello che io penso. Infatti io non vado più a fare delle testimonianze, perché mi sono trovata in delle classi delle volte con delle professoresse di 40, 45, 50 anni che non riuscivano a spiccicare una parola, non riuscivano a dire, a entrare nel discorso, nella conversazione. C'entravano più i ragazzi che potevano essere colpiti no, dalla forma del film, da quello che raccontava il film, che non loro. Poi c'è il grande problema, e questo, vabbè, altra responsabilità di tutti quelli che ci hanno preceduto e anche di tutti noi, insomma. La grande responsabilità è quello di avere un mondo ormai che va da tutta un'altra parte. Guardavo oggi pomeriggio qui nelle strade, la gente che passeggiava, le famiglie, perché non sono qui? Perché non gliene importa assolutamente niente. Sono presi da mille problemi che sono contingenti, che sono il lavoro, le famiglie, dalla fretta che abbiamo tutti, dalla digitalizzazione che molti non sanno usare, a cominciare da me che la uso come un infante, come dire. E quindi il problema drammatico per gente che vorrebbe che il cinema non fosse solo spettacolo, fermo restando che io adoro i western e adoro i film americani antichi, quelli di grandi registi che mi portano uno spettacolo, gli americani sono bravissimi, gli americani fanno come eravamo. Ho visto a Roma un film ultimamente, un documentario, un film documentario su come eravamo riferito al Partito Comunista e alla Castellina, che fa una lunga intervista in cui praticamente non si capiva quasi niente per un semplice motivo, che il regista che ha 50 anni, i registi, insomma gli autori del film, hanno pensato che dovevano fare un film anche di intrattenimento. E a questo punto, pensando di fare un film di intrattenimento, hanno preso dei pezzi da una parte, perché anche lì c'è il documentario, anche lì sono materiali d'archivio, un pezzo dall'altro, e a questo punto la cosa è diventata incomprensibile. Allora, non è che bisogna vivere le tragedie del mondo per fare del cinema, però per esempio gli americani, un film di Pollock,
come eravamo, ti racconta che cos'era l'America negli anni 70, ti racconta quello che era il mondo americano anche culturale, tutto un altro discorso. Diciamo che, allora, tornando a noi, a questo film, noi abbiamo sentito l'esigenza, prima di scrivere il libro, che racconta una storia, anche lì, noi abbiamo prodotto tantissime cose, io ho cominciato nel 1960, per cui ho prodotto più di 200 cose, tra cinema, film, documentari, inchieste, e a un certo punto ci siamo resi conto che tutto questo sforzo, tutto questo materiale doveva essere lasciato comunque sia per chi avesse voglia di leggerlo, in un libro che raccontasse non tanto e non solo il nostro cinema, ma raccontasse la storia del paese Italia, raccontasse quello che è successo, perché anche il cinema è inserito nella storia del paese Italia, quello che si può fare e quello che non si può fare, è inserito nei percorsi anche formativi. Noi abbiamo fatto i primi film girati nelle borgate romane, era il 1980-90, ma quando io sono andata nelle scuole a proporlo, mi hanno detto che i ragazzi si sarebbero impressionati, i genitori avrebbero protestato e forse era meglio che facessero la Shakespeare in Love. Allora, quando si fa un discorso di questo genere a livello della scuola, beh, cosa volete fare? Questo è. Quindi a questo punto io non voglio seguire a parlare, perché poi c'è un chiacchierone come Faccini, che spero farà presto. Mi auguro che questo film vi interessi. Ringrazio i due presentatori, perché sono stati straordinariamente bravi, attenti, e quindi non posso che ringraziarli. Sono felice che siano qui. De Luna conosciamo da molti anni, il professor Lovisio da poco, però siamo già in grande sintonia. Grazie. Allora, sarete ora che voi vedete il film, naturalmente. Volevo semplicemente dire una cosa molto molto semplice. Sapevamo di avere in casa un libro che ci aveva fatto grande impressione qualche anno fa, pochi peraltro. Un libro di Amos Oz, pubblicato da Feltrinelli, che si chiama Contro il fanatismo. Amos Oz è scrittore che nel 67 partecipò con l'esercito israeliano a quella che fu poi anche la conquista fino a Israele. Naturalmente lui disse da subito: guardate che questa cosa porterà danni infiniti a una parte e all'altra. E più, essendo, avendo vissuto in un kibbutz nel Negev, era portatore di un'esperienza dura, durata decenni. E allora in questo libro, durante delle lezioni che ha tenuto in una università tedesca, disse, ma è brevissima la citazione, non vi preoccupate, il tema era appunto il fanatismo, e lui si poneva il problema di come curare il fanatismo, e lui dette la risposta, ed era l'esercizio salutare del compromesso. La frase virgolettata che è nella quarta di copertina dice: nel mio mondo la parola compromesso è sinonimo di vita, e dove c'è vita ci sono compromessi. Il contrario di compromesso non è integrità, e nemmeno idealismo, e nemmeno determinazione o devozione. Il contrario di compromesso è fanatismo e morte. È esattamente quello che sta succedendo. Buona visione.